Una tartarina. Com'è? Sono anche le patatine. Questi? Noodles, li dividiamo? Voi due. Noodles. Ma questo è mio. E li mangio io. Ah, ho tirato anche quello. Oggi c'è ancora il po', quello che prendi tu è sempre più buono. Che tu lo decidi. Come sono buoni. Oh, ma questi sono miei. Tu devi smettere. Questo che cos'è? Il ramen. Pieno pieno di noodles. Scotto. Scotta, mo. Fatto a mangiarlo. Come hai fatto a mangiarlo che è bollente? Il mio amore non lo voleva. Invece? Invece è buono, Thank you.
buone. Buono, che si fa con questo? Buono. Buonissimo. Mamma mia. Troppo buono. Ma sono anche le alghette. Molto buono. Non abbiamo proprio fame, vero amore? Abbiamo ordinato per 10 persone. Amore, lo sai i noodles? Li mangiano così, proprio i thailandesi, così vabbè. Perché non sei thailandese? Ti giuro, amo. Non mi credi? È vero. Mi stuppiano. Finito. Questo è sashimi. Prima trovando sta piccante. Oh, quanto sta piccante questo. Metto pure questo vicino. Questo te l'hai mangiato? No? L'hai mangiato tutto prima. Tonno. Buono, eh? Amore, ho messo un filo di salsa. Penso che morirò. Oh mio Dio, quello che buono, piccante. Non ti la porto nel succede. Mi piace piccante, ce lo sto fare. Com'è? Ti piace? Col polipo e la fettina di limone. Vuoi? Non c'è proprio così? No, non c'è di limone. L'ho mangiata. Quando andiamo a fuoco.
Bel piattone. Questo è il mio, quello. Dobbiamo dividere, aspetta. Allora, qua ci sono tramezzini, i conini, i cebacchi, questi sono buonissimi, gambero. Che buoni! E qua c'è quest'altro, li devo dire, sì. Questi anche sono buoni. No, ma questo è il mio, poi dove dici? Mango. No, diciamo metà di questo e metà di quella. Sì. Yummy! Bel po' di sushi, ma lo metto qua. Mia felicità. Arriva buon appetito, amore. Il panino. Questo è un panino con salmone, avocado. Oh, che buono questo. Questo è uno dei più buoni. Poi, anche una crosticina. Ecco, bagno la porta lì. No, c'è una crosticina sopra. Tipo di sesamo. Molto buono. Questo è col gambero fritto e i pallini. Amore, che mangio il pallino. Buono. Molto molto buono. Questo col mango. Com'è col mango, amore? Buono. Mi piace mangiare sempre le alghette vicino. Mamma, eh? No, ti mettono i denti. Ti mettono nei denti. Amo, quanto sushi abbiamo preso. Sto scoppiando. Stiamo sempre esagerando. Buono, mangi. Con i gamberetti crudi. O di salsa di... Mi è caduto letteralmente. Com'è? Piccantissimo. Io mi sento. Mamma mia, amore. Ah, oh, vediamo questo tagliolo qua. Non c'è più. L'avranno preso. Oh. Ragazzi, la sfida è superare Dario. Allora, un po' difficile. Devo mangiarmi ancora il temaki. Temaki time. Bagniamo nella salsina. Ora lo faccio io.
ci metto un po' di alghe, un po' di salsa piccante. Poi lo bagno alla stessa sala. Amore, perché tu mi hai guardato? La tua magia si è emozionata. Amore. Qui si parla di matrimonio. Di matrimonio. Sì. Tu come pensi? Non si rompe questa acqua. Sì. Di gomma. È un ciccione. C'è il tavolo cubano. Mangiando per energia. Stavo scoppiando. Mango. Ah, ma questo è formaggio. Questo è formaggio. Cioè quello che mi ha fatto a me a settembre. Noi tu. Formaggio su sushi. Fino in bocca la roba. Dove sono di questi? Ma cosa che tutti questi? Ma fame. Devo mangiare. Io questi qua li mangio così. Li sbuccio, ci tolgo anche la seconda buccia. Poi li immergo. La vaschetta di salsa di soia, andiamo a fare. Sono molto più buoni. Bene amore. Ciao. Ma tu non l'hai avuto? Ciao. Scusate. Vedi come ce la fai, non ce la fai. Ci va vomitando. E dai amore, abbiamo mandato il fallimento a un altro istituto. Non arriviamo noi, vanno a rifondere. Ecco, vedete? Poi li prendo. Ero convinta io. È buono. Mi piace troppo di lasciare questo nigiri, farò un altro piccolo sacrificio.
sto decidendo il gusto. Io voglio il mochi. Quindi il mochi. Volete dire qual è il mochi? Mochi. Dicono che è tipico. Farina di riso e gelato alla mano. Farina di riso. Convinto? Mia moglie che ci vuole tutto il lavoro. Sì. Sì. Ma no, ma c'è un prodotto con solo cavo. Aiuto. E tu quanto dobbiamo mangiare tutto quanto che offriamo noi? No. Facciamo tutta la sala. Ma non c'è un botto, non mi fa mamma. E ciò. Grazie, mangiate, offriamo noi. Mi dà mamma. Sì. Ah, le ultime due. Oh. Adesso arriva anche il dolce. Il scorre giù e ti passa il panzone. Beh, sì, no. Il cucciolone? Sembra. Gatto, il mochi. Il mochi veleta. Il mochi veleta. Dai, amore. Ricotta e pera. Buona. Sa di pera. Te l'aspettavi che ricotta e pera fosse di pera? Proviamo questo mochi. Sembra un fiore. Fuori? Ma il gelato è buono. Com'è? Ma è buonissimo, amore. È troppo buono, assaggiare. Questa parte di fuori è un po' gommosa. Sì, sì. Lascialo sciogliere in bocca. È buono, dice la verità. Dai, che buono. Non ti piace? Vabbè, il mango sa di pesca, però c'era cioccolato, non l'hanno fatto. Quello di fuori è sfizioso, tipo una caramella. Al dentro c'è il gelato. Molto buono. Molto. Mi piace più mochi. Secondo me, se invece del mango lo facevano al cioccolato, a fragola. Più che altro la cosa buona, sai qual è? Che è molto molto rinfrescante. È l'ideale dopo il sushi, perché come se bevessi una limonata, molto ti rinfresca la bocca ed è leggero alla fine, perché non ha... Non è forse indorata la frutta, va? Mochi. Mochi. Che ho scoperto con questo mochi. Ma è perfetto. Ultimo mochi. Non mi ha messo troppo buono. Mi dispiace che ho finito il mochi. Mochi? No. Dolci.
Non so quanto. Ho scoperto una cosa. Moscia, amore, moscia. Un po' d'acqua. Sto tipo scoppiando, amore. Grazie. Costa pure di più. Ciao.